Se uno vive secondo certi principi, deve anche morire secondo certi principi. Requiem eterna, dona domine sei. Purtroppo neanche gli svizzeri si salvano per quello che riguarda i funerali. L'occhio è lo specchio dell'anima, le lacrime, il sudore della stessa. Lacrimosa dies illa, fratelli miei, bagnata di sudore, insomma. E ci tocca berle queste gocce salate, piccole e mordaci. È tutta un'associazione per l'estorsione. San Marino. San Marino è un paese civile. Non solo viene tolta l'IVA, qui per una lapide semplice semplice mi hanno chiesto 2000 euro, là la prendi per parecchio meno, te la possono anche spedire. Non puoi farti seppellire lì, no, quello no. Io vorrei essere cremata. Insomma, bisogna usarle tutte queste lacrime per dissetarci in questo nostro duro cammino. Amen. Prego, signora, vuole qualcosa da dire? Sedetevi. La gente non piange più come una volta. L'ultima volta che mi sono svegliato così rilassato è stato a Bordighera per un congresso. Poi, anche se non sono morto nel mio letto, devo dire che mi sento proprio bene. Poi, non trovo più il mio portafoglio. Ma qui non avremmo dovuto ritrovare tutti i nostri parenti. Cosa ne pensa, padre? Lei dovrebbe essere competente. Cosa c'entra con l'aldilà? Fratelli, aspettiamo che ci venga indicata la via. Che cos'è? Un autobus, padre. Anzi, mi pare un minibus. Carmela, hai un po' di soldi con te. Mi immagino che sarà tutto offerto. Dici? Scusi, mi può prestare il suo telefonino? La mia batteria è morta.